Sì, nella seduta consiliare dell'ultima seduta consiliare del 2 marzo scorso passato, il Consiglio Comunale ha approvato, ancorché con l'astensione dell'opposizione, ma comunque i voti della maggioranza sono stati più che sufficienti, il Consiglio Comunale ha approvato appunto la riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio per quanto riguarda le aree adiacenti limitrofe al torrente Ciuffella. Questo perché? Perché a dicembre del 2020 era scaduto il vincolo che è quinquennale, che era stato posto nel 2015. Quindi è stato necessario rimettere, riapporre il vincolo per gli espropri in maniera da poter poi incominciare ad intervenire per quello che riguarda l'ultimo lotto per la riduzione del rischio idraulico del torrente Ciuffella. Facendo un breve excursus indietro per ricordare un po' quello che è stato. Allora, Terranova subì un'alluvione negli anni 90, anzi più alluvione negli anni 90, e a seguito di questo fu redatto il cosiddetto progetto Malesani, progetto che vedeva il riadeguamento di tutto il corso fluviale del Ciuffenna dalla Penna fino alla foce fino all'immissione in Arno. In questo progetto, che è stato attuato in più lotti, è stata realizzata la cassa di espansione della bocca ferrata alla Penna, è stata rifatta la regimazione idraulica di gran parte del percorso del Ciuffenna, sono stati realizzati nuovi ponti, quindi la passerella San Giorgio, quella pedonale, il ponte alle Monache, diciamo è quello da dove sono i carabinieri oggi, e l'attraversamento al casello Valdarno. Resta in piedi la passerella San Giorgio, che è l'ultimo che appunto è oggetto di intervento, e quel tratto di Ciuffenna che appunto deve essere riadeguato. Questo perché deve essere, secondo i calcoli del Genio Civile, della Regione e dei nostri uffici, deve essere riadeguata la portata cosiddetta duecentennale del Ciuffenna. Quest'ultimo intervento è in fase di redazione di progetto, o meglio, il progetto entro il 15 di marzo ci sarà consegnato, prevede due stralci funzionali, il primo da 1.848.000 euro, completamente finanziato dalla Regione Toscana. L'unico vincolo che abbiamo è appaltare i lavori, quindi far indire la gara entro il 15 di maggio del 2021, quindi di maggio prossimo. Appunto per questo è stato necessario riapporre il vincolo per diciamo, prendere il possesso delle aree e completare il progetto, dopodiché fare la gara ed iniziare i lavori entro l'anno. Questo è il percorso temporale che ci siamo dati in accordo con la Regione Toscana e che il Consiglio Comunale appunto ha avallato e a cui ha dato il via. Poi resterà un'ulteriore parte di progetto, che diciamo è quella minimale, che poi vedremo come poter intervenire con i nostri fondi interni del Comune o recuperando ancora ulteriori risorse da parte degli enti sovraordinati. Quello che è importante sottolineare è che con questo progetto Terranuova completamente verrà applicato quello che era il progetto Malesani, che prevede la messa in sicurezza idraulica di tutto il centro abitato, e questo sarà un risultato importante che potremo lasciare insomma, alla cittadinanza. Ricordo i primi interventi iniziarono nel 2010-2011 con la bocca ferrata e appunto si completeranno, speriamo, in questo anno. Quindi in un decennio siamo riusciti, riusciremo a mettere in sicurezza il centro di Terranuova.